Smith, sto arrivando. Buonasera ragazzuoli, buonasera. Un po' che non ci vediamo e non ci sentiamo. Allora, vi volevo far vedere che tutto in off per evitare di annoiarvi. Ho portato tutte le sfide al 100%. Quindi, papà, tutta questa roba. Mi sono fatta i famigerati. Gli inferi, i goblin, tutte le missioni, l'esplorazione, che quella più dannata è stata questo e quest'altra. Mamma mia. Le prove di Merlino, fatte tutte, anche questo. No, esplorazione fatto vedere. Pagina della guida pratica, anche questo. Tutto fatto. E stanza delle necessità. Voilà. Poi, che altro? Ah, vabbè, sono arrivata a livello 40. Ho messo tutti i punti disponibili. Ho alzato tutto questo. Ho messo 3 punti qua. Nei principali. Vabbè, ma questo l'abbiamo visto anche durante il gioco. Poi, che altro? Che altro? Le collezioni, strumenti, nemici, appunto, i vestiti, le pagine. Infatti, questo era tutto Hogsmeade. Hogwarts. Porca miseria, Hogwarts, ragazzi, non avete neanche idea, scusate, di tutto quello che ho dovuto penare per trovare tutte queste pagine. Vabbè, le Eyeglance le avevamo già fatte insieme. Poi vabbè, gli animali, anche questi li avevamo fatta, la Fenice. Queste belle cose, tutto fatto. Le bacchette. Voilà. Le evocazioni, anche questo ragazzi, mamma mia, soprattutto qua nell'esplorazione. Tutto quanto. Voilà. Beh, questi sono gli ingredienti e queste sono le scope. Oddio, vabbè, comunque. Quindi, qua abbiamo le nostre bestiole, le scope, appunto. I nostri begli abiti, la bacchetta, vabbè. Possiamo dire che l'abbiamo completato. Quindi, andiamo dalla nostra cara professoressa Weasley. Forse più qua. Aula di trasfigurazione. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Mi fa piacere esservi inclusa. E parliamo con lei. Professoressa Weasley, voleva vedermi? Sì, non abbiamo ancora avuto occasione di parlare, da... So che ci tenevi molto al professor Fig. Hogwarts non sarà la stessa senza di lui. Concordo, ma ti assicuro che vorrebbe che continuassimo.
So che riposerà in pace, sapendo che il destino del mondo magico è in mano a una persona come te. Grazie, professoressa. Hai avuto un anno pieno, fuori e dentro Hogwarts. Ho sentito molte voci su di te, che hai cavalcato un Grabhorn, fatto amicizia con un goblin, salvato degli ippogrifi e perfino aiutato il signor Ollivander con la bacchetta di famiglia. Come fa a saperlo? Qui in giro mantenere un segreto è più difficile di quanto si pensi. Sono contenta che tu abbia trovato un'amica nella signorina Sweeting. È bello vederla socializzare di più. Ultimamente ci sono stati chiari avvistamenti di bolcini nell'area. Se si dà retta ai centauri, ci sono dietro due studenti di Hogwarts. Non so proprio di cosa... Non c'è bisogno di parlarne ulteriormente. Parliamo invece della tua guida pratica alla magia. Posso vederla? Certo. Cosa ne pensa, professoressa? Ti sei data da fare quest'anno. Vedo indubbiamente dei progressi, ma gran parte della guida pratica è ancora da completare. Ma vaffanbrodo! Hai ancora tempo per prepararti per i gufo. Sappi che ho avuto un presentimento su di te dal primo momento in cui sei arrivata di corsa in ritardo allo smistamento. Sono felice che il mio sesto senso avesse ragione. E pensare che sei qui con noi da solo un anno e stai già affrontando i gufo. I tuoi progressi sono stupefacenti. Grazie, professoressa, per tutto. Il piacere è mio, davvero. Non vedo l'ora di assistere a quello che farai nei prossimi tempi qui con noi. Ma vaffanbrodo! La mia guida è perfetta, è tutta al 100. No, maledetta. Casino. Tutta la classe. Maledetta. È ancora da completare. Siaru è da completare. Ti manda i suoi saluti. Chiede sempre di te quando manda un gufo. Chissà perché l'ho salvato. Facciamo una cosa. Thank you.
quest'anno abbiamo visto i nostri studenti incarnare il coraggio di Godric Gryffindor. Permettetemi di finire. La lealtà di Tosca Tasso Rosso. La saggezza tipica di Corinna Corvo Nero. L'ambizione di Salazar Serpe Verde. E quindi la causa delle case di quest'anno. Mi perdoni, preside, se posso. L'eroismo di una certa studentessa durante l'attacco a Hogwarts. Per non parlare del modo in cui eccelle in tutti i suoi studi, considerato poi che è appena arrivata. Beh, a mio avviso direi proprio che meriti, diciamo, 100 punti per la sua casa. Non è d'accordo? Ah, già. La ringrazio, professoressa Weasley. Ed eccoci qua, ragazzuoli, ragazzuoli belli e brutti, alla fine di Hogwarts Legacy, che devo dire, ragazzi, è un bellissimo gioco. Veramente bello ritornare a Hogwarts dopo tutti questi anni, e soprattutto io che ho fatto i vecchi giochi di Harry Potter, vedere che come dal puntatore del mouse ci possiamo spostare, schivare, parare. Non siamo delle mitragliette, soprattutto chi ha giocato al settimo può ben dirlo. Quindi veramente, veramente un bel gioco. Ora, ragazzi e ragazze, soprattutto, questa è una domanda che va fatta. Siccome vorrei platinarlo al 100%, però con voi, vi andrebbe se creiamo dei personaggi proprio random, veloci, non stiamo lì neanche a personalizzarli, li prendiamo proprio base, come ce li butta il gioco, e li portiamo almeno fino alla casa, cioè quindi fare lo smistamento, scegliere la casa e dopo fino alla sala delle mappe, giusto per sbloccare questi achievement che mi mancano, appunto, le altre tre casate, e poi siamo a posto. Possiamo tornare ad altri giochi. Ditemi voi. A me farebbe molto piacere portarlo.
Ok, penso che stiano per finire, ma no, ancora no. Voglio vedere se c'è qualcosa dopo i titoli di coda. Warner Bros, ok. Dai, forza. Da, non fa neanche a velocizzarmi. Molto bella questa musichetta col piano così.
Vabbè, boh, basta. La vittoria della conoscenza. Ed eccoci qua. Siamo tornati qua nella nostra stanza. Ma appunto, come ho già fatto vedere, ho tutto al massimo, quindi in teoria ci mancano solo quegli achievement che vi ho già detto. Sono i bagni. E qui c'è la casa di Corvo Nero. Ravenclaw. Che piacere rivederti, mia giovane amica. Ah, da questo, vedete, tutte le chiavi ho trovato. L'ultima, madò ragazzi, era proprio la più stupida, dentro la biblioteca. E ho preso questo vestito che appunto, come facciamo incantesimi, si illumina. Ma abbiamo finito. Almeno con lei. Chi non conosce la storia della magia è condannato a ripeterla. Per l'esame, intendo. Va benissimo. Simpaticone. Comunque, ragazzuoli, come vi ho già chiesto e detto, penso che appunto farò gli ultimi achievement, che è appunto andare nella sala delle mappe con gli altri rimanenti tre casate. Naturalmente, se avete piacere a vedere, quanto costasse quella scopa, non si può far nulla, mi dispiace, la devi subire la storia lettera. E stavo dicendo, scusate, che per quanto riguarda appunto Hogwarts Legacy, se avete piacere a vedere le ultime cosettine, appunto creiamo dei personaggi molto veloci, molto molto randomici, e raggiungiamo così la sala delle mappe con le rimanenti casate. Così appunto è terminato al 100.000%. Anche se la professoressa Weasley ha detto che la mia pagina della guida pratica mancasse ancora roba. Ma vaffanbrodo. Ok, sto salendo qua perché vi voglio salutare dal posto più alto di Hogwarts. Sì, esattamente, l'ufficio del preside. Bellissimo quando ho interpretato il preside con la pozione polisucco.
Ok. Dal posto più alto vi do un grande saluto, ragazzuoli. Grazie mille per aver seguito tutta questa serie di Hogwarts Legacy con me. Appunto, ci vediamo di nuovo, sempre con questo giochino, per terminarlo completamente. Portare giusto un personaggio alla sala delle mappe. E basta. Quindi vi ringrazio ancora. Ci becchiamo nel prossimo episodio. Grazie e buon proseguo di giornata. Ciao!